Giorgio Azzurra, settimana dei premi Nobel pesanti, questa che si è aperta come al solito con il Nobel per la medicina, quest'anno per la genetica dei microRNA, per poi seguire con la fisica e la chimica. Senz'altro la fa da padrone quest'anno quello per la fisica, per i pionieri dell'intelligenza artificiale John Hopfield e Geoffrey Hinton, per lo sviluppo dei sistemi di apprendimento automatico, il cosiddetto machine learning. In pratica le tecnologie che fanno funzionare le reti neuronali, cioè quei sistemi di hardware e soprattutto software che imitano il cervello umano, più debole in quanto forza bruta dei moderni laboratori, che sono dei potentissimi cretini, ma ancora non si sa fino a quando, estremamente più complesso e astuto nella fase di apprendimento. L'esempio classico è quello del tacchino il giorno del ringraziamento. Se dotassimo un tacchino dell'intelligenza artificiale più avanzata del momento, il tacchino, dopo essere stato accudito amorevolmente per un anno intero, non si aspetterebbe certo di finire in padella l'ultimo giovedì di novembre. L'intelligenza umana, invece, ha la capacità di prevedere, di imparare e di sognare, cosa che al momento il più sofisticato algoritmo non può fare. Un giorno avranno dei sogni, un giorno avranno dei segreti, fa dire al suo protagonista Asimov, riferendosi ai robot che aveva creato. Quel giorno non è ancora arrivato, ma forse ci siamo molto vicini. Speriamo di riuscire a rimanere al timone e di non finire anche noi in una riserva indiana.